Ciao a tutti, ciao Upda, ciao a tutti quelli che appunto possono vedere questo video e grazie ad Arianna che mi ha dato questa possibilità, la possibilità di far creare questo video in vista anche di quella che è la giornata dell'analogista di venerdì 15 maggio. E questo progetto l'ho colto molto volentieri perché ritengo che sia importante riportare la propria esperienza a persone anche che hanno già vissuto il mondo delle discipline analogiche, ma anche quelli che appunto hanno intenzione poi di approcciarsi a questo mondo. Io, diciamo, per farla molto breve, innanzitutto sono Filippini Denny, sono un insegnante e analogista. E proprio per il mio percorso, diciamo, di studi che mi ha sempre portato in un certo senso a quella che era la scoperta del mondo logico, perché comunque dopo un liceo scientifico, dopo degli studi in economia, ovviamente quello che vai a scoprire è principalmente la parte logica e investi in quello, ma tralasci quella che invece è la parte emotiva, la parte di te stesso, l'altra parte di te stesso. E questo mi ha permesso di avvicinarmi e di conoscere le discipline analogiche e in un certo senso mi ha permesso anche di iniziare questo percorso di studi che ovviamente proprio per il mio percorso era un po' particolare, un po' difficile, no? Perché voleva comunque dire scoprire te stesso e entrare a conoscere te stesso e questo però è stato efficiente, è stato utile perché ho potuto, diciamo, allineare quelle che erano la mia parte logica e la mia parte emotiva, con ovviamente dei successi inevitabili, no? E quindi ecco, e colgo l'occasione anche di dire dove ora applico le discipline analogiche, perché ad oggi le discipline analogiche ho, diciamo, le sto implementando, le sto studiando ancora e le sto applicando in quello che è appunto il mondo scolastico, sia sul singolo sia a livello diciamo più generico sulla classe, ma la cosa bellissima sono i risultati che in parte appunto avevo già segnato e riportato in quella che è appunto la mia tesi che ho portato nell'esame di analogista, ma anche in seguito sono sorprendenti quelle che sono appunto le novità che appunto ti riportano l'applicazione delle discipline analogiche sul mondo scolastico. E io posso dire soltanto che sono meravigliato tutte le volte di quelli che sono i risultati che ottengo, perché mi ha permesso di aiutare tantissimi ragazzi o comunque la classe in sé a fare pace in un certo senso col sistema scolastico che alcune volte i ragazzi prendono di petto e prendono con un senso di ribellione, far capire che in realtà il sistema scolastico non ha colpe perché sono delle persone che lo creano, ma comunque c'è sempre qualcuno che ti può aiutare e in modo che i ragazzi non prendono in ribellione quello che è il sistema scolastico, ma anzi lo apprezzino e questo è grazie comunque alle discipline analogiche che mi hanno permesso di fare questo, perché comunque entrare nella mente di di un ragazzo, di aiutarlo, non è per nulla semplice. Quindi questo è l'ambito in cui mi sono concentrato, in cui sto continuando a portare avanti e divulgare in un certo senso quelle che sono le discipline analogiche che hanno aiutato me e spero che possano aiutare anche tantissime altre persone. Io vi saluto tutti, grazie ancora di questa opportunità e a presto.